trovate qui spaparanzati su un divano della Bonelli, non perché qui non si lavori, anzi per l'effetto contrario, diciamo. Il nostro ufficio, la nostra scrivania sono così ingombre di carte che saremmo sepolti se facessimo un video lì sotto. Quindi siamo venuti di sopra, in quella che si chiama la direzione della Bonelli, in realtà è una stanza dove si tenevano incontri. Io per esempio mi sedevo qui con Sergio Bonelli e lui mi correggeva le mie storie, quindi è anche un posto che mi crea un certo patema d'animo ogni tanto e anche dei bei ricordi. Siamo qui per presentarvi un effetto sinergico, possiamo usare questa parola difficilissima, dei rapporti tra i nostri personaggi. Non si tratta di un vero team up, ma come sapete recentemente abbiamo pubblicato nelle grandi storie questa mia vecchia classica storia disegnata da Alessandro Chiarolla, che fa parte della seconda odissea zagoriana, quel viaggio epico che io, Burattini e Quirolo, che allora era il curatore, studiammo negli anni 90 per rilanciare Zagor. Bene, questa è una delle storie più belle, secondo me. Chiarolla ha fatto un lavoro magistrale ed è una storia en couleur, come direbbe il francese, cioè una storia piena di colori, di avventura, di colpi di scena, scusate la mia pronuncia, ma l'intenzione era di dire che la grande avventura qui è esaltata dai magnifici pennelli di Chiarolla ed è una storia misteriosa, quasi Martin Misteriana in un certo senso, perché si parla delle sette città di Cibola, quel mondo alla Eldorado che non è stato mai scoperto dai conquistadores, a differenza dell'impero Inca di quello Azteco, è sempre rimasto un mistero. Coronado, il grande esploratore spagnolo, non l'ha trovato, però l'ha trovato Zagor in questa nostra storia, l'hanno trovato Zagor e Chico e altri personaggi meravigliosi, che Chiarol, tra cui una bellissima ragazza navaco, Shumavi, Opi, ma si sposa con un navaco. Vi ho già detto uno spoiler, ma è uno spoiler romantico, le avventure, i colpi di scena, le trappole, che poi vedrete anche in alcuni dei disegni sovrapposti che i nostri colleghi vi mostreranno durante questo video, sono sicuramente abbastanza thrilling e non è soltanto una storia romantica. Però il romanticismo c'è, a parte questo super episodio fantastico, le sette città di Cibola sono un argomento di archeologia misteriosa che ha ispirato anche Karl Barth, una storia bellissima di Zio Paperone, certamente questa storia è molto diversa, ma noi ci siamo ispirati a questi grandi predecessori. Diciamo, questa situazione romantica e questa profezia che a un certo punto di questa storia viene dichiarata, cioè voi in Navaco avete un giorno nel vostro futuro un grande capo bianco, bene, ci ha permesso di fare, e questo è l'effetto di sinergia, una collaborazione con Tex, che è avvenuta questo stesso mese con questo bellissimo cartonato alla francese disegnato da Civitelli e scritto dal mio braccio destro, sì, si trova sulla destra, il mio braccio destro Giorgio Giustredi, il quale, avendo qualche anno in meno, forse riuscirà a sopravvivere più di me e a raccontarvi meravigliose storie come questa. Di qualcosa, Giorgio? Beh, niente, come diceva Mauro, io quando ho letto Le sette città di Cibola che ha scritto Mauro ero un sognante ragazzino, sono ancora dentro, no? Ma credo di essere un ragazzino, ho già 40 anni, ma sì. Scusatelo, noi autori fumetti ci crediamo sempre un po' più giovani di quello che è effettivamente. Comunque per me era una delle storie più belle di Zagor che avevo letto, perché appunto, come diceva lui, è la grande avventura, no? Lui e Moreno, no? Avevano messo dentro questi cicli proprio l'avventura, no? Da Stevenson, poi c'è Lovecraft dentro. Qui c'è un po' di Rider Haggard, no? Abraham Merritt, queste storie di città misteriose e valli perdute. Beh, insomma, per me è una cosa bellissima e mi ha aperto anche un mondo quando l'ho letto su tutti questi autori avventurosi. In più, un mio amico d'infanzia, quando era andato in viaggio nozze in Arizona e mi ha riportato anni fa, perché lui si è sposato, io mi ci sono continuato a leggere fumetti. No, è una scure navaco, no? Ho detto, guarda, te lo porta perché questa sembra la scure di Zagor, no? Sapendo che io ero un appassionato. Questo dimostra anche archeologicamente, storicamente, che effettivamente ci fu un contatto tra Zagor e Navacos. Esatto. L'abbiamo scoperto andando in Arizona. E questa cosa semplicemente guardando un quarto di copertina. Quindi non ci vendiamo niente, c'è stato effettivamente un contatto. C'è stato effettivamente. Io ce l'ho giù in ufficio questa scure e da quel giorno avevo pensato a questa cosa di prendere questo spunto che aveva lasciato Mauro, probabilmente anche senza pensiero di riutilizzarlo all'epoca, no? Sì, l'abbiamo solo riutilizzato in un'altra storia di Zagor scritta da Burattini e in un'altra storia sul mio soggetto e in un'altra storia sua, quindi Nakai e Shumavi tornano nella tornano serie di Zagor, personaggi, ma è la sì. Prima volta che compaiono molti anni dopo. Effettivamente, vivendo nelle terre navaco, era questa l'idea, insomma. Poi ovviamente questo vale il fatto che ha disegnato Civitelli,
che è, insomma, è uno dei più importanti maestri, certo, su Tex, e esce nel mese dei 75 anni di Tex. Siamo qui, insomma, in quello che fu il regno di Sergio Bonelli. Di Sergio Bonelli, di cui tra l'altro oggi quando registriamo, non so quando andrà in onda, ma sono sì, 12. Oggi è esattamente l'anniversario della morte di Sergio, 12 anni fa. Quindi andiamo un saluto. E certo. E che non essere qui con Mauro come era lui con Sergio, così. Bene, se non facciamo paragoni assurdi. No. Volevo solo aggiungere questo, che casualmente questi due classici sono, questo classico e questo classico futuro, diciamo, sono collegati, ma si possono leggere autonomamente. Cioè il lettore di Zagor non è costretto a leggersi Il cartonato di Giuseppe e viceversa, si possono comprendere, ovviamente anche questo che è collegato e venuto dopo, si può leggere autonomamente. E poi, voglio dire, questo è il linguaggio di Tex cartonato, sì, e quello è... È un gioco tra di noi, non è che siete costretti a acquistarli tutti, perché qualcuno magari no. Politicamente dice, diciamo, questa serie ci sta dando grandi soddisfazioni. Aggiungo solo per concludere che tra tre mesi invece troveremo in edicola il classico La Tigre Nera di Nizzi e Civitelli, e casualmente, chissà perché, esce quasi in contemporanea con Il Ritorno della Tigre Nera, scritto da me, disegnato da Andrea Venturi, che troverete in edicola già da ottobre. Cito solamente, oltre Civitelli, I colori di Laura Piazza, Lettere, nuovo acquisto. Esatto, un nuovo acquisto a colori che ha fatto un grande lavoro, e niente, Lettere in ricorda. E futuri cartonati? Abbiamo qualcosa da dire? Beh, penso che il prossimo sarà Ruio Rotundo, sempre che tutto vada bene. Perfetto. Insomma. E poi ci sono altre cose che... Vabbè, ve le diremo. C'è una storia che è già due volte che si interrompe, ma riprenderà. Ma riprenderà. Ve lo diremo a tempo debito. Un saluto.